Siamo in diretta signori, siamo in diretta, non stop arte e investimenti, siamo in diretta dalle ore 14, ci sono stati pochi minuti proprio sigla fra me e Franco, poi Franco si è concentrato su quei tre quadri che avete visto sino a pochi istanti fa, adesso siamo in diretta con una trasmissione che ci accompagnerà sino alle 19.30. Lo dichiaro subito, lo dichiaro subito, parlo con Raffaele in cabina di regia, quando vorrà, con tutta calma, anche fra un quarto d'ora, quando vorrà, nel sottopancia, eh, scriverà. Eh, fai tu una proposta, fai tu il prezzo, esattamente come, come ieri, con tutta calma, eh, invece, invece fai fa in un attimo. Dico questo perché dobbiamo ringraziare assolutamente eh, Raffaela e Laura che hanno mm, davvero fatto un lavoro straordinario quest'oggi perché non soltanto una non stop, ma anche un cambio studio, anche un cambio studio. Franco era nello studio 1. Dalle 14 sino alle 16.30 e poi ancora con questa lunga pillola che, si è, che ha posto l'attenzione su quei lavori eh, di evidentemente festa e eh, l'altra opera non ricordo, cosa ha presentato Festa, Festa e immagino eh, E Mambor. Benissimo Festa, Festa e Mambor. E, ehm, e invece, amici carissimi, noi siamo nello studio 2, quindi davvero, grazie infinite a a Raffaele e Laura che, che ringrazio per il loro impegno poi grazie infinite davvero anche alla nostra Clea che ancora non è nel suo, nella sua postazione fra un istante ma semplicemente la sto ringraziando quindi non, non, deve, non deve affrettarsi anche lei eh, insomma, sta vivendo questa lunga non stop allora partiamo subito 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 vi ringrazio vi ringrazio per le tante conferme che poi non importa, non importa, non importa, non fare le scale. Eh, vi ringrazio per le conferme che sono giunte proprio questa mattina. Eh, vieni pure con me, ricorderete un'opera di Franca Pisani in conferma subito inizio trasmissione, ieri sera un'altra opera disponibile sino al termine della trasmissione, nelle ore successive alla trasmissione stamattina abbiamo raccolto un'offerta. L'altra opera, eh, l'altra meravigliosa opera di Willow, confermata, abbiamo accettato una proposta. Sono presenti altri due lavori. Sono altri due lavori non nego, e questo per me è, è, è davvero eh, la, la sorpresa. Hm? È ancora disponibile Il Dozio al numero 6. È ancora disponibile il dozio al numero 6, eccolo qui, è ancora disponibile. Poi le opere su cui ieri non siamo stati molto. Il lavoro di Rapetti è ancora qui. Io ho voluto l'opera di eh, Pozzati, ancora qui a, a Parete, e soprattutto è ancora disponibile il Mambor al numero 9. Avete visto? In conferma l'altro Mambor, quella splendida opera Uomo Invisibile. Questo è ancora disponibile. Ieri ho fatto quella follia a 1700 euro, il numero 10 e il numero 11 di Scatizzi, potete ancora sceglierli, e, e invece sono andati tutti conferma sia i Piemonti che i Montanarini, e però abbiamo voluto sostituire le due opere di Piemonti con altre due opere storiche. Questa è un po' stortina, vero? Se è staccata è vero, però è già, mi scuso per il tale, è la seconda volta che cerco di sistemare questo lavoro non riuscendoci perché non riusciamo a, vediamo, così dovrebbe essere un po' meglio, ma poi si staccherà, ok. E i lavori di Montanarini ancora disponibili, sono qui, ok, in conferma quelli di ieri, potete intervenire e fare delle proposte eh, su queste due opere. Allora, Clea carissima, io cerco di… no, fai con calma, semplicemente… Eh? Ci sei Clea? Dai salutaci che ci fa piacere. A casa vogliono il tuo saluto. Buonasera caro Giorgio e un saluto a tutti i nostri amici. Eccola qua Cleuccia, eccola qua. Che insomma anche lei oggi super 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 lavoro. Allora, io incomincio a spiegarlo in televisione adesso. Clea lo farà più volte nel corso della trasmissione al telefono su Whatsapp. Cosa vuol dire? Questa scritta? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Di che cosa si tratta? Ok? È già impegnata, è già impegnata al centralino. Allora. Devo sentire. Pozzati 1.75. Sì, il pozzati è questo, adesso ne parlo. Allora. Allora. Fare una proposta. Fare una proposta. Allora, ogni quadro mi rivolgo, mi rivolgo per esempio, un amico ha chiamato un istante fa e ha chiesto qual è il prezzo di questo concetto Pozzati. Qual è il prezzo di questo Pozzati? ha chiesto l'amico. Quali sono le dimensioni? E Clea ha risposto: Il prezzo che lei ha sentito è il prezzo di listino. Il prezzo di listino, dimenticatevelo. Dimenticatevelo, non conta! Il prezzo di listino deve essere scontato. Di quanto lo deciderete voi. Lei ha sentito una cifra. Provi a fare un'offerta al ribasso, fare una proposta. Io questo quadro costa mh, 10. Numero a, caso, numero a caso, questo quadro costa 1000. Io offro. 600, 400, 500, 800, 4 non lo so. Fate voi una proposta, al ribasso ovviamente. Se riusciamo ad accettare questa proposta, l'opera sarà vostra. L'opera sarà vostra. Non vi torna questo discorso? Non vi piace questo discorso? Non amate questa eh, condizione, vi mette in imbarazzo, non volete fare le offerte, non siete affaristi. Chiedete a Crea quella che è una cifra possibile a cui noi possiamo dare questo lavoro. Diremo qual è il prezzo di listino, da quel prezzo di listino possiamo scendere sino a quella cifra. Possiamo scendere sino a quella cifra. A cifra più bassa possibile, più bassa possibile. Ok, funziona così, funziona così. E questa cosa vale per tutte le opere che sono presenti sul set. Voglio riprendere il filo del discorso interrotto ieri sera, vi ringrazio per le conferme di ieri, e quindi per le opere di Franca Pisani, e quindi per Lo Willo, e quindi per... Mi fermo sul lavoro di Dozio, grazie Laura, e quindi sulle opere di Piemonte, e quindi sul lavoro, sui lavori di Montanarini. Grazie, grazie, grazie per le conferme di ieri sera, ma è facile quando i prezzi sono così interessanti quando potete intervenire, quando potete fare voi le vostre proposte, è facile. E allora, avete confermato ieri praticamente tutto, io non comprendo, non capisco davvero, signori, come abbiate potuto lasciare questo lavoro di dozio al numero 6. Anche il numero 5, però... Questo labirinto al numero 6 che poi oggi ho, ha scoperto la mia amica Clea essere pubblicato, io lo sospettavo ma non potevo averne la certezza, invece l'opera è pubblicata: è pubblicata. Lasciare questo lavoro è, è particolarmente strano, non è difficile comprendere di come questa cosa possa essere accaduta, in un momento in cui Arte Investimenti sta con grande forza investendo, sponsorizzando le opere di Dozio. E Dozio sta riscuotendo un successo intenso, un successo notevole. Anche nella trasmissione mh, terminata pochi istanti fa, quel neutrino di Dozio ha raccolto l'attenzione di, di tantissimi collezionisti. E vedremo che cosa accadrà. Mi pare che sia in conferma. Adesso non ho il polso della situazione perché stavo allestendo questo set. Lo stavo studiando soprattutto. I labirinti non sono da meno di un neutrino o di una rondine. Dovete capire che di Dozio, essendo la sua una ricerca concatenata di ciclo in ciclo, ogni ciclo è fondamentale. I neutrini, senza i labirinti, non, non potrebbero esserci. Eh, gli orizzonti, gli angoli, le, cur scusa, le curve, le rondini: tutti questi cicli sono un percorso. Che poi arriva a neutrini, e i labirinti sono fondamentali in questo percorso. I labirinti sono, è quel ciclo che sta subito prima del neutrino. Provate a chiedere il nostro ultimo prezzo. Provate a chiedere il nostro ultimo prezzo. Fate una proposta per questo labirinto pubblicato. Fate una proposta per questo meraviglioso labirinto pubblicato. Questo è veramente un quadro importante di dozio. Eh? Ripeto le cose che ho già detto ieri: noi non stiamo mettendo sul piatto le cose minori, le cose meno importanti, meno interessanti. Eh, no! Io sto presentandovi le cose più significative, le cose più importanti che Carta Investimenti possiede. Questo è un, di, eh, scusa, è un labirinto di grandissima importanza. Pubblicato, la, la dimensione è 80 cm x 80, se non vado errato. Potete sceglierlo a davvero poco. Grazie, 80x80. Potete metterlo in collezione a cifra davvero contenuta. Il vostro intervento, signori. Siete voi a fare i prezzi stasera in qualche modo. Siete voi a decidere qual è il prezzo più giusto per ogni quadro. Noi faremo di tutto per accontentarvi. È chiaro che se dite 500 euro non possiamo darvelo. Ok? Chiedete il prezzo pieno, lo conoscete, mm, insomma vuol dire Dozio. È artista che noi presentiamo, non dico ogni trasmissione, ma nell'ultimo anno eh, molto spesso. Quindi i prezzi di Dozio sono scolpiti nella mente dei nostri collezionisti, che magari hanno più di un'opera. I collezionisti sanno quanto costa l'80-80 di Dozio, hanno un riferimento, hanno comprato un'opera più piccola, hanno comprato un'opera più grande, grosso modo sanno quanto può costare un 80-80. Io non sto proponendovi un'opera con un prezzo inventato su cui poi voi potete fare una proposta, io sto proponendovi un qualcosa che voi conoscete molto bene, voi sapete perfettamente valutare un'opera di dozio. Parlo ai nostri collezionisti che hanno preso decine di opere negli ultimi mesi a un prezzo che è sempre stato lo stesso evidentemente. Bene, questo prezzo, questo listino, questo coefficiente fra virgolette, stasera nella trasmissione fai tu una proposta, fai tu il prezzo, viene abbattuto. Su tante opere abbiamo applicato uno sconto, un collezionista che ha messo in collezione tre opere di dozio nel giro di un mese, è chiaro che poi la terza gliela dai con un trattamento di favore, oppure un collezionista che ha speso il mese precedente 100.000 euro in quadri poi eh, si rifà vivo il mese dopo, vuole un dozio, gli fai un bello sconto. Eh, certamente sì, però sconti, carezze sul prezzo. 5.000, dai, 4.5, 4.3, 4.8, 4.7, belli sconti. Il discorso qui è diverso. Il discorso qui è differente. Il discorso qui è differente. Potete comprare questo dozio al numero 6,80x80 al prezzo di un dozio piccolino, al prezzo di un dozio piccolo piccolo contenuto contenuto. La percentuale di sconto qui è importantissima. E il lavoro che stiamo presentandovi non è un lavoro secondario. Ma è un lavoro importante. Clea, se è su non preoccuparti, non importa. Hai la pubblicazione, abbiamo il testo della pubblicazione? No, non importa, non importa. Se ce l'hai in libreria sì, altrimenti non preoccuparti. L'opera è pubblicata. Io ieri non, eh, non avevo la certezza che lo fosse, ne ero abbastanza eh, come dire, convinto e però non posso... io sono molto attento a quello che dico in, in trasmissione, quindi se dico una cosa è perché ne sono assolutamente eh, convinto. Abbiamo verificato, io e Crea stamattina l'opera è pubblicata. E anche bene. E anche bene. Guardate, è splendido. Entriamo in questo, in questo lavoro perché è davvero di grande, grandissima qualità. Di grande, grandissima qualità. Eccolo qua. Capite, io in questo ambito non è che debbo mettermi a proporre d'ozio, a raccontare la sua storia. Sto parlando a chi lo conosce. Sto parlando a chi già si è innamorato di D'ozio. Sto parlando a chi negli ultimi mesi ha accarezzato l'idea e l'ipotesi di mettere in collezione un d'ozio e non ha mai trovato lo spunto giusto. Non voglio stasera oggi raccontarvi d'ozio e illustrarvi la sua storia che è straordinaria è la storia della grande Milano anni 60 è la storia del Cenobi è la storia di Manzoni è questa storia non voglio raccontarvi questo io sei, sei meravigliosa grazie io vorrei ti vergogno un po' eh? vieni vieni sì. vieni io vorrei <ride> eccola qua lo so, lo so, lo so, lo so. Questo è il testo. Guardate come è pubblicato. Guardate come è pubblicato. Sì, questo è il testo che regaleremo nel quale è pubblicato il lavoro. Ecco, grazie. Questa è la mostra, giusto? Eh sì, eh sì. Questa è la, chiedo allora a Laura se è possibile di preparare eh, il contributo video di Spoleto. Spoleto. Perché si chiamavano RVM? Chissà se lo sanno, no? Perché si chiamavano i contributi, firmavi, mandiamo l'RVM che era un, era un formato, Carmelo lo sa, Carmelo io so che mi stai seguendo, so che lo è sa. Video registrazione videomagnetica, quindi questo non è un RVM perché non è magnetica la nostra registrazione, è digitale. Allora, um, ok, io vorrei che questo lavoro lo scegliesse un collezionista, un nostro amico, che negli ultimi mesi si è innamorato di Dozio e ha comprato tante opere. Ne ha già comprata una, due, tre, dieci, nessuna, però, che ha l'acquolina in bocca quando vede un quadro di Dozio. A questo prezzo, a questa occasione, non potrà mai più prendere in considerazione un'opera come questa, opera che ha fatto, è la, è la sua mostra più importante ormai, la mostra di Spoleto, opera pubblicata nel testo della mostra Spoletina che adesso andiamo a vedere e a leggere. Grazie regia. Immerso nell'atmosfera storica della città di Spoleto, Palazzo Collicola ospita l'Antologica di Angelo Dozio. Un'esposizione curata da Gianluca Marziani che compie un excursus lungo quasi 60 anni fra tutti i cicli pittorici che hanno caratterizzato la storia artistica del maestro. Un meraviglioso viaggio che parte dai giardini della mente e le e negli orizzonti fino ad approdare all'ultimo ciclo dedicato ai neutrini. Luca, innanzitutto complimenti per questa mostra meravigliosa, immersa in una cornice spettacolare, un luogo davvero di rara bellezza che offre la possibilità all'artista di esprimersi in una maniera completa e sublime. Sì, questo devo dire in merito dello spazio Palazzo Colligola è un luogo ...che riesce a unire un po' la dimensione dell'antico e del contemporaneo in maniera virtuosa... ...poi c'è questa luce umbra, autunnale che rende tutto ancora quasi mistico in certi momenti... ...e poi ovviamente la qualità del lavoro degli artisti... ...in questo caso il lavoro di Angelo Dozzo si sposa molto bene con questa doppia natura del palazzo... ...quella del, degli spazi bianchi che sono i luoghi in qualche modo deputati alle mostre temporanee... ...e poi questi spazi settecenteschi del piano nobile... ...dove abbiamo allestito una parte della mostra di Dozzo dove secondo me la contemporaneità, poi soprattutto questo tipo di pittura molto asciutta, molto sintetica, secondo me trova un suo virtuosismo allestitivo che esalta l'opera ancora di più, poi in tutto questo ovviamente la qualità principale è quella dell'opera. molto alta da parte del comune e dell'assessorato sul mondo dell'arte e della cultura. Non può non esserci attenzione a questo splendido museo di arte contemporanea che è, ospite, che, sta, che è costituito da Palazzo Collicola. Questa esposizione ne è un esempio. No? Qui siamo nelle prime stanze dell'antologica di Angelo Dozio. Qui sono Vediamo da questa prima stanza l'evoluzione, poi voi avrete sicuramente rappresentato l'evoluzione del pittore dai primi tratti fino ai paesaggi lineari quasi antichi, anticipano quasi l'informale di oggi. Allora. Esposizione esaustiva che rende omaggio a un artista che ha partecipato alla scuola milanese degli anni 60 e che non smette di stupirci con la sua ricerca continua. In quella mostra questo quadro era presente. Nel testo di quella mostra questo quadro è pubblicato. Questo quadro è pubblicato. Gran parte di quelle opere sono in collezioni fondamentali, importantissime. Questo quadro non è da meno. Questo non è un quadro minore, questo è un quadro di livello. Labirinti così variati nel colore e nell'acromia sono evidentemente eh, molto interessanti e non così probabili. Avete confermato quel neutrino settimana scorsa, grandissimo, un metro e mezzo per un metro e mezzo. Vi ringrazio davvero. Questo è ancora un labirinto. Ma credetemi, il rapporto fra. cioè, laddove finisce il labirinto, laddove inizia il neutrino, è davvero è questione di, di mesi, questione di, di, di minimi eh, particolari che variano. Ci sono anche neutrini con questa forma geometrica, non soltanto i neutrini circolari, eh, le piccole sfere, le piccole circonferenze colorate o bianche come abbiamo visto. No. Quindi ribadisco, quadro importante, quadro fondamentale, quadro importantissimo. Quanto costa? Fate un'offerta. Chiamate, chiedete quello che è il nostro prezzo di listino e in merito a questo fate un'offerta. Questa cosa vale anche per un altro quadro interessantissimo che è il 5, eh? ed anche questo è pubblicato. Attenzione, non è un quadro minore. Anche questo è un quadro giusto. Anche questo è un quadro giusto. Anche questo. 50 per 50. Curva Viaggio degli Angeli, signori del 69. Del, però mi sorprende un poco, un amico ha appena chiamato, ma forse semplicemente voleva era una curiosità. Non conosce Dozio, allora l'amico ha chiamato, non conosce Dozio, quindi non conosce i prezzi eh, che lei gli ha dato, i prezzi di listino è chiaro che se non conosci i nostri prezzi, non conosci l'artista, hai difficoltà a fare un'offerta perché, eh, voglio dire, eh, qual, è il, il no? qual è il riferimento? Qual è il riferimento? Quindi l'amico giustamente ha, eh, ha chiesto il nostro, il nostro prezzo. Beh, in questo caso fate un'offerta. Un se invece conoscete i nostri prezzi, fate un'offerta. Ripeto, non possiamo fare dei miracoli, però possiamo fare degli sconti intensi, importanti, notevoli. Notevoli. Dai. Dai. Meraviglioso, meraviglioso, di grandissima qualità. Di grandissima qualità. Ripeto, qualcuno già sta meditando, avete visto anche la trasmissione di ieri, poi eh, evidentemente ha ehm, come dire, raccolto molte conferme post diretta, anche ieri tante cose, le opere di Franca Pisani, una in diretta, l'altra poi stamattina, i lavori di Piemonti. Eh, avete confermato tutto, amici cari, avete confermato tutto al di là del Mambor e al di là dell'opera di Concetto Pozzati e di quel lavoro di Dozio le opere a cui noi teniamo particolarmente. Teniamo particolarmente. Allora, facciamo un percorso sul set eh, misure, scheda, ok? Musica e poi rientriamo in diretta. Prego regia. Abbiamo rivisto tutte le opere a vostra disposizione, abbiamo rivisto tutto, stiamo come ieri, eh, qualche minuto, voglio andare sul lavoro di, di Pozzati, stiamo come ieri sulle opere di Scuderia, ieri in conferma due lavori di attraversamenti, stasera presenti due opere, due sete di Lione, due sete di Lione, guardate questa... L'opera al numero 4, eccola qua. L'opera al numero 4. L'opera al numero 4 è interessantissima, signori. Eh? Opera che ha fatto il macro. Opera esposta al macro. Qui possiamo fare un prezzo che è straordinario. Qui possiamo fare un prezzo che è straordinario, opera interessantissima. Seta di Lione, signori, le trasparenze. Eh? Le trasparenze di Franca Pisani. Bene, però fate voi, lascio a voi. La, la scelta, l'intervento, sono convinto che arriveranno in diversi sulle opere, benissimo, poi se non ricordo male Clea, questa trasmissione si accende fra, fra un pochettino, fra un'oretta, fra l'altro è anche l'ultimo weekend d'agosto, un po' agosto, un po' settembre e quindi, e quindi è un po' weekend di rientro, no? mi dicono che le autostrade sono intasate da, dal rientro dei vacanzieri. Vi ricordo anche le due opere di Willow presenti sul set, ok? Quindi, questo è l'angolo legato. Vedi, vedi il Piemonti, Raffaela? Vedi? Ancamo. Eh, non possiamo farci niente. Ancamo. Allora, <ride> e adesso però, io voglio concentrarmi su questo quadro. Io voglio concentrarmi su questo lavoro, sull'opera di Concetto Pozzati. Concetto Pozzati. Concetto Pozzati è un artista dal grande fascino, è un artista che amo particolarmente, che amo molto. Se vuoi io rimango qui, è eh, Raffaella, quindi puoi... Okay. è un artista che amo particolarmente, è un artista eh, di grande spessore, è un artista che ha avuto anche un, un successo travolgente. Chi lo ha avuto come insegnante all'Accademia d'arte? quindi giovani artisti all'epoca, adesso artisti anche affermati, ehm, racconta di un, di un grande uomo, racconta di un grandissimo uomo. Lui è figlio d'arte, il padre Mario Pozzati... Era nelle arti un artista di grande livello, purtroppo Concetto non lo conoscerà seppur pochissimo e conoscerà il padre soprattutto attraverso gli scritti per quanto ne, per quanto ne, ne è rimasto. Eh, ti chiedo un, un aiuto Clea, mi verifichi il paese di nascita di Concetto Pozzati, vado a memoria, dovrebbe essere VO, Vo un, un paese forse eh, nel Veneto concetto Pozzati nel Veneto e nasce in una villa straordinaria. Prego? VO. Come si scrive? V, o, VO vecchio, VO... VO. Questo è il paese di, di nascita di concetto Pozzati. E nasce in una villa meravigliosa, straordinaria. Vò Padova, vedi? Vò di Padova. Nasce in una villa meravigliosa che poi ehm, i nazisti sceglieranno come, sceglieranno come eh, base operativa in quei luoghi, nel Padovano, hm? negli anni della guerra evidentemente. Il padre muore e eh, questa, questa villa viene smantellata, viene distrutta, viene non rasa al suolo, poi sarà ristrutturata successivamente. Però eh, gli arredi, i mobili, eh, le opere vengono tutte saccheggiate distrutte, e distrutte, e quindi anche gli scritti del padre. Ne rimangono alcuni. Su quegli, su quegli scritti si forma eh, Concetto Pozzati, conosce il padre, conosce l'arte del padre e, e conosce eh, l'arte che eh, lo formerà in un certo qual modo. Un altro apprendistato importante e fondamentale sarà a Parigi, laddove lo zio, lo zio Severo Pozzati, chiamato Sepó, eh, porterà avanti una carriera da grandissimo pubblicitario, grandissimo grafico pubblicitario. Quindi, sono queste le due scuole di concetto Pozzati: la prima, una scuola intellettuale si forma nel ricordo e negli scritti e nelle immagini del padre la seconda pratica si forma alla corte dello zio a Parigi tant'è vero che nel momento in cui eh, nel momento in cui chiede, chiede a Virgilio Guidi suo grande mentore di essergli assistente Virgilio Guidi gli risponde non ne hai bisogno se queste sono eh, se questa è la tua formazione Conosceva Virgilio Guidi Mario Pozzati, conosceva Virgilio Guidi Severo Pozzati. Se questa è la tua formazione è inutile che tu venga a fare apprendistato, assistentato alla mia cattedra perché già sei formato in maniera inconsapevole. Dovete sapere che Virgilio Guidi negli anni veneziani eh, è stato un grandissimo insegnante, docente, accentratore, uomo che ha influenzato moltissime generazioni di artisti dopo di lui e il giovane Pozzati fa richiesta ogni anno, no? l'assistente la, cambiava, c'erano più assistenti, però ogni anno cambiavano alcuni assistenti di Virgilio Guidi e ogni anno c'era un bando in cui ognuno si, eh, si candidava e scriveva un po' la sua formazione. Però, è eh, interessante questa cosa, a me piacciono molto, però eh, in un certo qual modo eh, andò a studiare da Virgilio Guidi il concetto Pozzati, e in che modo? Beh... Pozzati e Guidi si incontravano ogni mese giocando al biliardo, giocando al biliardo senza stecca, giocando a boccette, quindi le triangolazioni. Virgilio Guidi diceva che la biglia bianca correva più di quella gialla e rossa, perché la biglia, la biglia bianca aveva la luce dentro di sé e le triangolazioni, l'astrazione, Virgilio Guidi era uno spazialista, quindi i percorsi nello spazio di queste biglie è già un qualcosa che ha formato concetto Pozzati. Ma Pozzati per tanti anni è stato eh, indeciso se intraprendere la carriera d'artista o continuare la carriera da, la carriera da disegnatore d'architettura. Sempre in quella regione, nel Padovano, a Voo, i Pozzati avevano una grande, grandissima tenuta di terra. E quindi la famiglia di Pozzati avrebbe voluto che Concetto facesse l'agronomo, si laureasse in agraria e eh, gestisse le terre, eh, i latifondi, gestisse le proprietà da persona qualificata. Lui era ribelle, giocava a basket, addirittura, eh, addirittura giocò nella nazionale italiana di basket negli anni 50 e poi si iscrisse all'Accademia d'arte. Gli sembrava in fondo un, uno, uno sgarro, gli sembrava eccessivo iscriversi alla facoltà d'arte eh, come scultore o come pittore o come scenografo e allora scelte, scelse disegnatore dell'architettura, che ha un qualcosa di più professionale e serio no? dell'artista puro. E quindi studiò a Firenze, a Venezia ancora, quando poi invece eh, fu totalmente travolto dalla ricerca artistica e uno, è diventato uno dei più grandi artisti del secondo Novecento italiano. E quindi una volta che, è, una volta che evidentemente eh, Concetto Pozzati eh, ha intrapreso questa carriera artistica eh, a pieno, Qual è stata la sua scelta? Qual è stato il suo percorso? Beh, è diventato forse anche inconsapevolmente un artista pop. Vi ricordo, eh? Che veniva dalla cartellonistica con Severo, Pozzati, con Sepo, dalla grafica pubblicitaria. E infatti il tratto grafico è davvero leggibile nelle opere anche recenti come questa del maestro Pozzati. Però il linguaggio pop seppur unico, suo, alternativo a quello romano, è stato un linguaggio che lo ha influenzato, che lo ha, ehm, che ha creato, che, che in qualche modo lo ha dominato nell'arco di tutta la sua carriera. Parliamo di questo quadro, parliamo di questo lavoro. L'opera si intitola Families, famiglie. L'opera ci racconta di tanti volti, anche un volto animale, anche un cagnolino è grande così come potete leggere in, uh, in scheda, molto, è un'opera di grandi dimensioni e, e la proponiamo in questa, in questa scontistica, la proponiamo in questa formula di presentazione, però a me interessa, grazie Laura, grazie Raffaela, soprattutto adesso, poi, poi andiamo a strillare, poi andiamo a urlare, poi andiamo a litigare sul prezzo, su queste cose, però a me interessa perché questa cosa che non ha fatto quasi mai nessuno. A me interessa raccontarvi che cosa vuole dire, che cosa vuole raccontare. Interessa leggere con voi il quadro, cosa vuol dire, perché questi volti. Allora, ascoltando le interviste, leggendo gli scritti, leggendo eh, le ricerche di Concetto Pozzati, si capisce di quanto? Poi Pozzati diventerà insegnante diventerà assessore alla cultura di Bologna, diventerà preside di accademia a Urbino se non sbaglio, diventerà insegnante a Bologna d'arte, farà una carriera proprio come insegnante importantissima e eh, per capire questo quadro occorre capire il Pozzati docente. Dicono che fosse stato un grandissimo insegnante, grandissimo insegnante. E la cosa interessante che lui scoprì nell'insegnamento era riguardava le diversità quanto è attuale tutto questo vedete lui non voleva essere chiamato professore il professore è colui che si mette in cattedra che ha il verbo e lo spiega lo passa lo tramanda il dogma è questa la verità alla lavagna è scritto eh, tutto voi dovete semplicemente apprendere. E non c'è distinzione fra gli apprendisti. Questa è la verità e ognuno la memorizzi, ognuno la, la faccia sua, ognuno di voi la, la viva. Concetto Pozzati, concetto Pozzati, che non insegnava una materia dogmatica, insegna arte, di fronte ad ogni differente allievo, alunno, per lui già artista, intraprendeva un percorso. Per Pozzati la ricchezza di una classe stava nella diversità. L'artista che viene dal piccolo paese del sud e che ha un background, l'artista che è figlio del grande industriale milanese, l'artista che è figlio di famiglia colta, non ricca, fiorentina e che quindi è cresciuto guardando la grande cultura rinascimentale, ehm, piuttosto che l'altro ancora diverso, allievo. Quindi di fronte a sé... Tanti volti, tutti differenti, ognuno con una storia. Anche laddove per condivisione di sangue, di famiglia appunto, si potrebbe immaginare a ah, un qualcosa di omogeneo, in ogni famiglia un carattere, no, non è così. Le diversità tanti volti, tutti dipinti con lo stesso grigio, antracite, il segno nero fondamentale, tutti estremamente differenti. Anche all'interno di una famiglia, che può essere una famiglia reale, una famiglia eh, scolastica, una famiglia di altro tipo, ogni volto ha una sua natura, ogni volto ha un suo mondo, ogni volto ha una sua formazione, ha un suo senso. E poi l'ironia, l'unico colore eh, sta nel cagnolino. Questo è il senso del quadro che stiamo leggendo. Questo è il senso dell'opera che stiamo leggendo, che stiamo approfondendo, che stiamo prendendo in considerazione. Bene, mi pare di aver detto qualcosa riguardo alla sua carriera, riguardo al suo percorso, alla sua formazione, abbiamo anche parlato un poco del quadro, si potrebbe parlare molto di più, si potrebbe approfondire molto di più. Adesso Voglio dirvi, vorrei dirvi perché questo è un quadro da comperare. Adesso vi spiego, con un po' di presunzione, perdonatemi, perché Concetto Pozzati è adesso, oggi, agosto, settembre del 2019, in questo quadro da comperare. Mai come questo momento l'acquisto di Concetto Pozzati è stato favorevole, possibile. Lo dichiaro, in questo momento Concetto Pozzati non è l'artista che tutti vogliono, non è l'artista che tutti vogliono, che tutti vogliono mettere in collezione, no. In questo momento Concetto Pozzati non è l'autore che tutta Italia vuole. Lo è stato. Quando? Lo è stato negli anni 2000, negli anni 90 lo è stato. Lo è stato. Probabilmente le aziende che hanno proposto concetto Pozzati, vedete eh, in televisione un tempo non era importante la carriera dell'artista. Era importante vendere l'artista al massimo fino a quando si vendeva. Poi è chiaro, vendi 2500 opere in tre anni, l'artista si ferma, certo. E poi da quel punto l'artista crolla. Perché tantissime eh, opere sono presenti nel mercato, perché qualcuno si stanca, perché qualcuno ha bisogno, perché qualcuno la vende, perché il presentatore continua a dire costa di più, di più, di più, di più, e però non accade, e allora l'artista crolla. Su concetto Pozzati è accaduto questo. Oggi un quadro come questo che si vendeva a più di 30.000 euro, perché la dimensione è importante, questo è un quadro che si vendeva a più di 30.000 euro, oggi costa pochissimo. Se chiamate, se chiedete a Clea quello che è il nostro miglior prezzo, il prezzo di listino e in base a questo listino fate un'offerta, vi accorgerete? che costa pochissimo. Il nostro listino rispetto ai 28, 30, 35, 32 di qualche anno fa è lontanissimo, ma perché siamo azienda seria. Oggi per noi è, è una follia presentare questo lavoro al prezzo di quando Pozzati era sulle stelle, come Arman, come tanti altri artisti. Oggi lo compri a pochissimo e perché oggi è giusto comprarlo? Certo perché... I prezzi sono scesi e credetemi, Pozzati non si può pagare meno di questa cifra. Non è possibile pagare questo quadro meno e non è possibile che vada ancora sotto questo prezzo. Ma è da comperarsi perché, al di là di un'oscillazione di mercato, verso il basso sino a questo momento, in un futuro vedremo: l'artista rimane, l'artista c'è. L'artista è grande davvero. Concetto Pozzati non è un'invenzione. Concetto Pozzati è un artista che ha subito l'onta di un mercato in ribasso ma il futuro tornerà a raccontare di Concetto Pozzati, Torne, il mercato futuro tornerà a proporre le opere di Pozzati, se di questa qualità, se di questa importanza, accadrà, è evidente che accadrà. E chi ha comperato adesso, in questo momento, in questo contesto, quest'opera di Pozzati ha fatto la scelta più giusta. Perché ha ragionato con la propria mente. Quando tutti lo comperavano, un quadro come questo a 30.000 euro era facile sceglierlo, era facile. Adesso è molto complesso fare questa scelta. Nessuno chiede pozzati. Crea Raffaela al telefono. Quante volte vi chiedono un'opera di pozzati? Pochissimo. Adesso vi chiedono altri nomi, perché adesso il mercato è spinto verso altri nomi. Non dovete seguirlo il mercato, non dovete seguirle le mode, non dovete seguire le mode il mercato, non dovete seguire le mode signori. Gli artisti che oggi sono di moda costano 10, fra due anni costano 3. Dovete seguire la storia, il valore degli artisti, il valore delle cose, il valore. Il valore, il valore reale, artistico. E qui il valore artistico reale è importante. È così. Dai, dai. Benissimo. Prego. Certamente sì. Giorgio è stata confermata l'opera di Pozzati. Prova non ti sia sentito, ma non importa, eh, solo perché... Si sì. è sentito? Perfetto. Grazie, 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 grazie. Grazie, una gentile amica, vero? Era un'amica di Verona, grazie. Allora ho capito. Grazie amica di Verona, per privacy cerco di non fare i nomi propri. Grazie carissima per la sua scelta, per le altre scelte, grazie per tutto. Averla nella nostra famiglia è per noi un grande, grande piacere. Ehm, allora, eh, le, chiedo una cortesia, le chiedo una cortesia, amica carissima. Mi perdoni, sono solo in studio. Al momento non ho assistenti perché nella non stop, si sta già lavorando al set di domani. Non posso staccare questo quadro. Eh, lo lascio a parete, però è confermato per lei. Molto grande e non vorrei far danni, occorre essere in due per staccare questo quadro, che è confermato. Grazie infinite, grazie infinite davvero. E complimentissimi e complimentissimi. Eh, eh, torniamo su quel dozio al numero anzi facciamo così, facciamo così in questa trasmissione è giusto vederle tanto le opere perché è chiaro che ehm, è chiaro che il pubblico vuole vedere un poco tutto quindi facciamo un'altra carrellata lenta 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 come piace a me con le opere così che si possa leggere tutto e torniamo in diretta grazie regia. Ci siamo, torniamo live, ci siamo. Allora, un'altra ora di una roba, Torniamo live. Avete visto un qualche cosa che eh, può interessarvi? Avete visto un qualcosa che può interessarvi? No, no. Avete visto Avete, avete visto un qualcosa chiedo scusa sono distratto perché a centralino ci sono tante offerte c'è qualcosa che può interessarvi c'è qualche cosa che volete prendere in considerazione Proviamo, ha risposto Gabri risposto Gabriele. Allora, ieri ho proposto, ho presentato due opere di... Guarda, Raffaellina, i due Piemonti. Perfetto. Ho proposto due opere di Lorenzo Piemonti. Tutte e due le opere sono state confermate su tutte e due le opere, due amici differenti, uno da Roma per quanto riguarda l'opera anni 70 e un altro mh, stamattina è giunto un'offerta su Whatsapp, mh, francamente non ricordo da dove chiamasse l'amico, eh, tutte e due le opere sono state scelte, confermate, confermate. Ho avuto l'ok. Okay. Ho avuto l'ok. Okay da parte della... Ho avuto l'ok okay da parte dell'azienda. Dimmi carissima. Ok, ok. Devo vedere una cosa, vediamo i due lavori. Arrivo subito signori. Ok. <ride> benissimo, benissimo. Ho avuto la possibilità, il permesso da parte dell'azienda di mettere altre due opere. Mi hanno detto scegli. <ride> allora io ho giocato per voi e ho scelto l'altro quadro. È del 70 questo? Io non ho occhiali, non ci vedo niente. Mi guardi tu, Raffaellina se è del 70. Sì. Del 70. Ok. Quindi, questa è l'altra opera del 1970 e l'opera al numero 12, anche questa, datata, amici carissimi, del 1982. 70x70. Percorso luce-colore acrilico su tela. Vi sto proponendo due opere storiche. Vi sto proponendo due opere storiche di Lorenzo Piemonti. Due opere? Su cui potete. Li vediamo insieme, li vediamo tutti e due. Specchia un pochettino, lo so. Il 13. Ok, confermato. Mi scuso per le spalle. Mi scuso per le spalle, mi scuso per le spalle, anche questo quadro non c'è più, viene scelto, questo riesco a toglierlo dalla parete. C sì, 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 sì. Abbiamo visto tutto, guarda, vorrei dimostrare giusto il verso dell'opera, perché è molto bella. Ecco qua. Ecco qua, Piemonte 70. Piemonti 70, molto bella, molto interessante. Rimane quindi il lavoro al numero 12, è, è, è questa l'opera evidentemente. Vediamo anche i lavori di Montanarini, quindi eh, i, le opere 14 e 15, così che abbiamo evidentemente ispezionato tutto il, eh, il set. Andiamo sul 12, abbiamo visto, valutato tutto il set. Il 12 signori, eh? grazie per le opere confermate sinora, grazie infinite. Rimane la tela al numero 12. Allora, amici carissimi, eh, il mio consiglio più sentito è quello di scegliere le opere di Lorenzo Piemonti in questa manifestazione. Vedete? Eh, Piemonte è un artista molto significativo. Vi ho raccontato qualcosa per quanto riguarda la biografia di quel bellissimo lavoro di Concetto Pozzati. Voglio raccontarvi qualcosa anche per quanto riguarda la biografia di Lorenzo Piemonti. Piemonti, dovete sapere, ha vissuto e lavorato tutta la sua vita nella stessa casa di Carate Brianza. Carate Brianza, io in questi, in questi mesi ho vissuto nella Brianza, anche in più luoghi della Brianza, traslochi, spostamenti, più case, è stato un momento di, per quanto mi riguarda di grande migrazione, di grande nomadismo, in realtà l'ho sempre fatto. E, um, però io sono abbastanza convinto che il più bel paese della Brianza sia Carate Brianza. Carate Brianza è, è Brianza vera. Eh, è chiaro che ormai la Brianza a nord di Milano, il sud della Brianza è una sorta di Milano allargata, è una sorta di Interland. Se vuoi capire, leggere che cosa era la Brianza nel Novecento, devi andare a Carate Brianza, devi andare a Castelvecchia, devi andare in questi luoghi. Dove Milano è davvero lontana e la natura ha ancora un certo senso è preponderante e quindi c'è un'atmosfera reale. E in quel luogo Carate Brianza, fra l'altro, a Carate ci sono delle, delle case e delle ville bellissime, anche delle chiese stupende. Ci sono alcuni appartamenti, alcuni palazzi settecenteschi nel centro del paese grazie. Nel centro del paese che sono meravigliosi. Ebbè, in una vecchia casa, Cielo, terra, due piani di ringhiera, una corte interna. Ha sempre lavorato e vissuto, è nato ed è morto eh, Piemonti. Al di là di una parentesi, gli anni di Zurigo, gli anni svizzeri, in cui ha conosciuto e lavorato insieme a Max Bill, sono proprio gli anni in cui ha realizzato quel quadro che una gentile amica ha appena confermato. Artista che poi è stato eh, il. Il rappresentante del, di un gruppo fondamentale, Gruppo Madi in Italia, in Italia, e quindi ha avuto una carriera importante, concretista, astratto concretista, Gruppo Madi, davvero un artista notevole, un artista con una grande storia, che costa niente, che costa nulla. Se in questi anni di televendita. Ho avuto successo, se avete comperato tante cose e soprattutto se mi rispettate, se ho un pubblico che mi segue, se a ogni fiera mi stringete la mano, alcuni criticano, certo, eh, 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 però tutti mi dicono: lei non dice sciocchezze regali. Lei in trasmissione non dice sciocchezze, lei non, non vende le cose per quello che non sono, lei. Eh, ci piace perché, con garbo, con delicatezza, però dice le cose come stanno e non aggiunge mai niente alla verità. Per me è fondamentale che voi scegliate questo lavoro di Piemonti, quest'opera di Piemonti, perché metterla in collezione vuol dire scegliere un grandissimo artista, uno straordinario artista, a un prezzo ridicolo soprattutto stasera, soprattutto oggi, soprattutto in questa diretta, è un lavoro dell'82, è l'ultima opera datata che abbiamo, è l'ultima opera datata che posso proporvi, è l'ultima opera storica tutta pittorica che, che posso proporvi, costa una sciocchezza. Arte Investimenti è disposta davvero a cedere questo lavoro a un non prezzo. A parte che il nostro prezzo pieno, Clea, in questo caso era l'opera numero 12 di Piemonti. Te lo dico. Grazie, sì. Mm. Ok, costava qualcosa oltre i 3.000 euro. 3. 000, qualcosa oltre i 3.000 euro, il prezzo esatto non vorrei dirlo, però ci siamo capiti. Sotto i 4.000 il nostro prezzo di sempre per questo lavoro. Quel prezzo abbattetelo, stracciatelo, fate quello che volete, vedrete che Arte Investimenti vi accontenterà. Ve lo sto proprio dicendo, qui lo sconto, fatelo importante, non dite 2-5, prego, prego. Intervenite seriamente, prego signori, prego, prego, però fatelo vostro. E in particolare, e in particolare, gli amici, i collezionisti, gli amici, i collezionisti che hanno difficoltà a scegliere le cose giuste, a prendere in considerazione le cose giuste. Dai! L'ho già detto io, eh? L'ho già detto. Ciao Gabriele, domani mattina siamo in tre. Lo so, lo so, lo so, lo so, Deve chiederti una cosa anche lei. Gabriele non puoi andare a casa. C'è Gabriele in studio ogni volta che c'è Gabriele. sicuro che ci 100%. Sì, ci parlato fino a più pomeriggio. Che meraviglia! Che meraviglia! Ok, ok. Ci tengo molto a questo lavoro. Ci tengo molto a questo quadro. Vediamo un po'. Guarda, guarda che meraviglia! Guarda che meraviglia! Possiamo tornare sugli Scatizzi per cortesia. Certo, fra un istante vi mostro un'etichetta meravigliosa. Andiamo sui lavori di Sergio Scatizzi. Andiamo sulle opere di Sergio Scatizzi. Poi mi concentrerò anche sulle opere di... Grazie, sulle opere di... Cioè io voglio dirvi, questo non è un quadro. Questo non è un quadro da mettere in trasmissione come questa. Guardate quest'opera dove è stata presentata. So grazie, grazie carissima. Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Ente Morale, Via Filippo Turati, Milano. Il segno della pittura e della scultura. Quindi la società ha una, una permanente milanese. Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, questa è una cosa fondamentale, signori. Percorso Luce Colore 82, Lorenzo Piemonti qua sotto una vecchia dicitura proprio di Piemonti Lorenzo Piemonti 82 percorso luce colore la grande firma ad olio Piemonti 82 e il timbro dello studio oh mamma mia non è finita ancora qua sotto ancora qua sotto carate Brianza vedete vi dicevo questa è una vecchia etichetta dello studio di Piemonti. Questo è un quadro formidabile, straordinario. Quadro formidabile, straordinario. Intervenga un gallerista. Chiedere, mi scuso per le spalle, chiedere 5.000 euro per questo quadro non è un errore. È giusto. Piemonti è... Tutto da ricostruire, è tutto da rivalutare, c'è tutto quello che deve esserci per una riscoperta. E questo quadro straordinario, vogliamo leggerlo il quadro? Forme di tensione, linee, geometria pittorica, circonferenza e invece vettori, vettori di forza che vanno a culminare in quest'angolo da cui poi parte tutto il percorso cromatico. Le ricerche sul colore e sulla concretezza della forma. Fate un'offerta per quest'opera, fate un'offerta per quest'opera perché ne vale veramente la pena. Fate un'offerta per quest'opera. Fate un'offerta per questo lavoro. Perché ne vale veramente la pena. Avete visto il percorso storico che ha questo quadro? Devo dire le due opere anni 70, confermate, un, no, no, confermate una pochi istanti fa dall'amica gentilissima e una ieri, sono due opere straordinarie, però questo lavoro non è da meno, signori. Eh? Questa è opera storicizzata, non è da meno, mettete in collezione quest'opera, vestitela con una cornice importante, fatela vostra, sceglietela, sceglietela. Questo è un grandissimo quadro, è un grandissimo lavoro, signori. Chiedevano le opere di Sergio Scatizzi, le vediamo 10 ed 11, le andiamo a leggere. Chiedevano le opere di Sergio Scatizzi al numero 10 e al numero 11. Le vediamo signori. Assolutamente sì. Ciao Gabri Mi fate andare via davvero? Sì, penso di sì. Se qualcuno vuole parlare con Gabri chiami adesso eh, perché sta andando via. Lo so, lo so, lo fa. No, no, non c'è più, è già andato via. Sto scherzando. Ciao, ciao carissimo. Ecco qua le opere di Scatizzi, che, che sarebbero davvero anch'esse da mettere in collezione. Eh. mettere in collezione quanto prima le balze a Voltaire al numero 10 e poi quella natura morta al numero 11 e poi quella natura morta al numero 11, però signori perdonatemi vi chiedo scusa vi chiedo scusa io non sono tranquillo, se non confermate questo lavoro al 12 io non sono non sono sereno mi scuso per le spalle signori eh Se non... Okay. Se non confermate quest'opera al numero 12, io non sono sereno. Non sono sereno, non sono. Non... Questo è uno dei quadri più importanti da scegliersi, eh, da scegliersi in arte e investimenti. Non è affatto uno dei quadri più costosi. Possiamo dare questo quadro forse sul set. Questa è l'opera al netto degli sconti, al netto del prezzo minimo più conveniente che posso darvi. Più bassa nel prezzo. Se partiamo da più di 3000 benissimo, ma il prezzo finale è eh, guardate è una sciocchezza. Arrivo, lo vediamo, arrivo, arrivo, arrivo. Uh, per l'amico che stava al centrino con me un istante fa, ho risposto io, mi ha chiesto il numero 11 quanto costa, le ho dato il prezzo, anche minore, può fare un'offerta minore, certo, è chiaro che il senso delle vostre offerte è minore, si vuole offrire meno? Eh sì, si deve offrire meno, non dite più del, del prezzo di listino. Però ci lasci un'offerta, amico caro. Quanto vorrebbe pagare questo lavoro al numero 4? Quanto vorrebbe pagare quest'opera al numero 11? Cosa ho detto? 4? No, quest'opera al numero 11. Quanto vorrebbe pagarla? Quest'opera di scatizia al numero 11. Splendida. Splendida, poi se qualcuno volesse vedere qualcos'altro su Scatizzi, qualcos'altro potremmo averlo, qualcos'altro potremmo averlo. Però, torno a questo quadro, signori. Vi ho mostrato il verso, vi ho mostrato il retro, vi ho mostrato eh, l'etichetta della permanente società delle belle arti eh, di Viaturati a Milano, vi ho, vi ho mostrato tutto. Questo è un quadro da valorizzare. Intervenga, vedete, è sempre questo il discorso. Il gra... Devo rispondere, sono tutti al centralino. Chiedo scusa, eh, l'amico Giorgio ha confermato questo lavoro al numero 11. Ha confermato quest'opera al numero 11, eh, grazie, grazie, complimenti. Eh, mi chiedo, chiedo scusa al pubblico se sono stato un poco assente, ma perché ero al telefono proprio con, con Giorgio. Rimane il 10. Il lavoro al numero 10 rimane balze a volterre al numero 10 che è bellissimo, che è splendido, che è meraviglioso. Va bene, d'accordo così. Che è meraviglioso. Va bene, grazie, bene, Posso anche proporre qualcos'altro di Scatizzi, se qualcuno volesse valutare un quadro piccolo ma delizioso, una tavoletta, una marina la ho. Uh, per me questo quadro è da scegliersi, per me quest'opera è da mettersi, è da mandarsi in conferma. Posso fare qualcosa per te, Clea? Ho già attaccato, è eh, l'11. No, per i adesso Ok. Ok, ok, stanno ancora chiamando sul Piemonti e ci vado. Eh, quindi, disponibile ancora questo lavoro. Se volete vedere qualcos'altro, chiamatemi. Per me, questo Balze a Volterra è bellissimo da scegliersi. Eh, stanno chiamando sul lavoro di Lorenzo Piemonti al numero 12. Sull'opera di Lorenzo Piemonti al numero 12. Voglio rimostrarvi, voglio rimostrarvi la storia del quadro, signori. Guardate. Guardate, grazie, questo quadro dove è stato esposto? Società per le belle arti ed esposizione permanente, Ente Morale, via Filippo Turati, Milano. Questo quadro, 1982, percorso luce e colore. Questa è l'etichetta, questa è l'etichetta. Guarda quest'altra etichetta in basso, tutto a destra sul telaio, che meraviglia. Questo è l'atelier di Piemonti. I, grazie. I grandi, grandi acquisti sono questi. I grandi, grandi acquisti sono questi. Qui nessuno vi sta dicendo che Piemonti costerà milioni. Non vi sto dicendo questo. Vi parlo di una storia che c'è, che esiste, che nessuno può cancellare. Vi parlo di un percorso. Anche commerciale, che l'artista avrà. Qui basta che un gallerista capisca eh, la miniera d'oro che sta nell'opera, nel magazzino di Lorenzo Piemonti, che è scomparso ormai alcuni anni fa. E, insomma, un percorso no? di valorizzazione, una mostra. A Milano, Palazzo Reale, in un luogo importante, nella sua Brianza, eh, nelle fiere, alcune opere che già si vedono. E poi i prezzi che con calma andranno a crescere. È possibile questo che accada, non lo sto promettendo, non lo sto urlando, non ne sono sicuro, ma è evidente che, che possa accadere. E che cosa rischi quando sentirai quanto puoi pagare questo Piemonte? Che cosa rischi? Che cosa rischi? Che cosa rischi? Cosa rischi? Cosa rischi? Niente, zero, nulla. Nulla, lo stai comprando non costa 7, 8, 9, 15 mila. E allora fai un po' di mente locale, rifletti, ne vale la pena? No, il prezzo è intorno ai 3.000, qualcosa sotto i 4.000 come prezzo nostro di listino, e questo prezzo si abbatte. Si abbatte stasera. Ho mostrato quattro opere di Piemonte nelle ultime due trasmissioni, tutte confermate tranne questa. Tutte confermate tranne questa. Una collezionista straordinaria, straordinaria, ha confermato il 13, ha confermato il 13, l'altro lavoro, un nuovo cliente romano, e saremo felici di incontrarlo, vedremo dove andrà questo lavoro. Vedremo dove andrà quest'opera. Non attendete, non attendete. Non attendete, signori. Fatelo vostro, fatelo vostro, fatelo vostro. Fate l'offerta vincente. Se volete, Clea vi aiuta con un'offerta vincente. Se volete, Clea vi aiuta con un'offerta vincente. Se poi qualcuno volesse anche le opere recenti, le opere oggettuali, le abbiamo, però quelle sono opere che si possono trovare nel mercato. Le opere storiche come questa, assolutamente no, è impossibile reperirle. È impossibile reperirle, le opere storiche come questa. È impossibile reperirle. Gli eredi, la famiglia ha ah, il blocco di opere importanti arte e investimenti ha avuto la possibilità di entrare in possesso di un numero limitato una dozzina di opere fra queste 3-4 storiche e questa è l'ultima che rimane e questa è l'ultima possibilità che avete vedete quanto, quanto è. io non posso lamentarmi perché avete confermato tutti i piemonti però vedete quanto è, è difficile fare la scelta più giusta io faccio televendita in questo modo vedete Fare il televenditore può essere anche molto facile. Ci sono alcuni nomi che ogni azienda in maniera straordinaria batte, impone, propone. E se tu ti metti a spingere le cose che, su cui qualcun altro ha già fatto eh, il grosso, è molto facile fare la trasmissione. Io sto proponendovi Scatizzi, sto proponendovi Piemonti, Montanarini, avete confermato quel Pozzati, adesso vado su Mambo. Però vi sto proponendo delle cose non ovvie, non immediate. Non immediate e ve le sto proponendo perché ci credo fortissimamente. Questo quadro, in realtà io sto meditando se metterlo nella mia collezione, se comprarlo io. E ne vale la pena, signori. Non è un discorso di prezzo, di costo, è un discorso di importanza. Questo è un quadro che costa niente di listino, costa meno di niente con la formula qua sottoscritta. Ma l'importanza storica dell'artista e di questo quadro è evidente. È evidente. Lo guardiamo, sono curioso di vedere quello che accade al centralino. Eh, in tanti stanno curiosando intorno a questo lavoro di Piemonticcio, poi è certo, ma è abbastanza evidente che serve, no? una, eh, serve una, una volontà. Allora, ti chiedo di andare eh, sullo scatizio al numero 10, lo vediamo, io vi preparo una sorpresa signori, eh? Allora, la tua metà? Eh, adesso arriva la scheda, eh, non preoccuparti Raffaella la sta inserendo. Fai con calma. Ok, Raffaella è quasi pronta, Claire. Ciao che <ride> Ok, inserita Raffaella, grazie. Cosa c'hai qua? Ma pensate, ma pensa, ma pensate. Ma pensate. Ma pensate. Ma pensate. Ma pensate. Ok, <ride> no, no. Ok, allora guardate questo gioiello. Guardate questo gioiello. Questo è un lavoro che credo costi poco più di mille euro. Poco più di mille euro. Come mille euro, mille euro, mi pare, mille euro. Lo facciamo insieme, la facciamo insieme un'offerta, una proposta, la facciamo insieme, signori. Quanto lo vorreste pagare? Uno scatizzi gioiello come questo, quanto vorreste pagarlo? Questo è un pittore che io amo molto. È un pittore che a, me, che a me piace, è un pittore importante, è un pittore giusto. È un pittore, vedete, non dobbiamo confonderci, non dobbiamo commettere l'errore di valutare gli artisti cosiddetti commerciali come minori. Che cosa vuol dire artista commerciale? Perché un artista è commerciale? Un artista è commerciale se, ehm, come dire, se entra con forza nel commercio, se si vende bene e qualcuno potrebbe pensare se produce opere proprio fatte per essere vendute ad hoc, cioè se non c'è una ricerca artistica sentita profonda ma se c'è invece una... Una ricerca a tavolino per costruire una vendibilità. Un artista, un artista commerciale è questo, no? Però, e ce ne sono, e quelli non ve li consiglio. Poi ci sono artisti che hanno una ricerca eh, concreta, reale, profonda, sensibile, e che però si vendono molto bene. Ce ne sono alcuni. Eh, Scatizzi è sicuramente uno fra questi. L'avete notato? Scatizzi non è mai stato un artista sponsorizzato da una televisione in particolare. Io ho visto, ho fatto alcuni speciali in televisioni in cui collaboravo, altre aziende hanno fatto degli speciali. Però non c'è mai stata, Arte Investimenti in questo momento sta proponendovi Scatizzi. Non c'è mai stata un'azienda che ha con forza imposto Scatizzi. Nonostante ciò, mi metto fra le due opere: Sergio Scatizzi è naturalmente un artista che si vende molto bene. Avete confermato il numero 11 senza che io ne parlassi. Ma in due o tre hanno richiesto, sono intervenuti no? e hanno chiesto le opere, sino a quando poi l'amico Giorgio non lo ha eh, opzionato. Non lo ha opzionato. È un artista che piace, che si vende bene, molto, ma questo non vuol dire che sia un artista minore, che sia un artista di facile commercio inteso come facile realizzazione senza ricerca profonda, reale. La sua è una ricerca straordinaria tutta volta a raccontare la natura, il senso della natura, l'epifania naturale, la forza, la profondità, la sensibilità della natura. Lui è scultore del colore, qui lo si vede benissimo, questo è un quadro tutto realizzato a spatola, questo è un quadro tutto a spatola. Opere semplicissime, però di grandissima forza, di grandissima intensità. Questo costa niente. Il prezzo di listino è mille euro. Qualcosa di più? Non lo so, intorno ai mille euro. Il prezzo di listino è questo. Fate un'offerta al ribasso partendo da quella cifra. Quante centinaia d'euro lo paghi un quadro, un pezzo unico come questo di Scatezzi? lo facciamo insieme il prezzo. Lo facciamo insieme il prezzo. Se potete dato che costa niente Balse a Volterra è sicuramente la prima cosa da scegliere, però signori. Meraviglia. Spiaggia in Maremma, spiaggia in Maremma. Piaggia in maremma. Allora vediamo perché io non ho il countdown. Allora chiudiamo alle 19.30. Manca, Manca 50 minuti, hai ragione. Siamo. Tra poco, dai, aspettiamo un attimo. Tra poco. Tra poco. Ok, ci siamo. Abbiamo approfondito, abbiamo detto no, le cose importanti. Andiamo anche sul Mambor al numero 9, andiamo con forza anche sull'opera di Mambor al 9, assolutamente sì, parliamo anche di quest'opera, riflettiamo anche di questo lavoro. Adesso con, con gioia vi parlo di questo lavoro di Mambor, ricordandovi anche gli Willow, le opere di Franca Pisani, i Dozio, ricordandovi un poco tutto. E riprendo un po' eh, a tessere eh, i fili di un discorso che ho iniziato ieri con voi amabilmente, e eh, lo faccio in serenità perché avete già confermato molto, avete già confermato tanto, e quindi eh, sono molto contento. Um, dicevo ieri con voi. Giorgio, scusa, è stata confermata anche l'altra opera di Ah, wow, Che meraviglia, anche il 12, andiamola a vedere. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Bravi. Anche a quanto? Fammi i gesti con la manina. <ride> che, che colpo. Dove va? Va Wow, dire, amicissimo italiano. Va da un nostro amicissimo, si può dire amicissimo. Amicissimo, amicissimo, si può dire. Bravo, bravo, contento davvero per lei. Contento davvero per lei. Scusate, eh, lo, lo, lo rimetto uh, nel cavo dei prenotati. Andiamo sul numero 9, e sono subito da voi. altro il carissimo amico di Palermo ma ci mancherebbe altro felicissimo per lei grande grande, grande acquisizione grazie eh? lei mi sta seguendo eh? e questa allora lei mi sta seguendo carissimo con, eh, con intensità la ringrazio lei è grande amico di Arte Investimenti e ha il piacere anche di seguire le mie dirette grazie infinite grazie infinite complimenti un plane su Lorenzo Piemonti non c'è più niente e avete fatto delle scelte straordinarie Beh, è facile così, i quadri storici a quei prezzi, è normale che sia così. Allora dicevo per quanto riguarda il numero 9. Ehm, eh beh, e questa è evidentemente l'ultima possibilità che eh, avremo proprio noi stessi di Arte e Investimenti di proporvi un, un quadro a, di, di Mambor a, a questa entità economica. L'opera che è stata confermata qualche ora fa è un'opera che costava una bella cifra. Quant'era eh, il prezzo, eh, il prezzo. Eh, eh, insomma, eh, la proposta era di 39.000 euro. L'opera non c'è più. L'opera non c'è più. E siamo concorrenziali, cioè altri galleristi presenterebbero quell'opera a cifra vicino ai, ai 50, ai 45, questa è la verità delle cose. Quindi Mambor è già, è ormai un artista. Come dire eh, per una certa fascia di mercato. Ok? Mambor è un artista per una certa fascia di mercato. Non è un artista che puoi scegliere a pochi denari. Non è un artista che puoi scegliere a pochi denari. Ormai è difficilissimo. Io ho avuto la fortuna di potervi proporre una tecnica mista su carta bellissima che causa la tecnica, non la dimensione perché è importante, costa molto poco. Questo è un quadro che si può mettere in collezione con poche migliaia d'euro. Ma anche questo quadro godrà di una rivalutazione, di un cambio di prezzo, di un cambio di passo, di un cambio di marcia, di una differente condizione. Questo è un quadro che eh, è da scegliersi. Se avete già in collezione il grande Mambor, eh, lasciate stare. Ma se invece non potete già adesso spendere i 15, i 18, i 13, i 26, i 39. Insomma, allora diciamo le cose come stanno. Io ho consegnato, io ho consegnato a una coppia di gentilissimi amici, ringrazio anche, mi hanno fatto gli auguri sul mio cellulare per il compleanno di qualche giorno fa. Io ho consegnato un Mambor di grandissima importanza la cifra sfiorava i 100.000 euro io e Diego abbiamo portato a due collezionisti certo quello era un capolavoro assoluto ok la cifra sfiorava i 100.000 euro è la verità eh, signori se quel quadro costa adesso 100.000 quasi e è destinato a cambiare di nuovo no quotazione e questo è un quadro che devi già pagare, cifra vicino ai 10. In realtà oggi la paghi molto, molto meno. Molto, molto meno. Molto, molto meno. Molto meno a cose normali, facendo poi un'offerta, un eh, la paghi veramente poco. La paghi veramente poco. È l'ultima occasione, questa sarà l'ultima occasione, signori. Difficilmente riusciremo a eh, riusciremo, difficilmente, ma direi che non potremo, sicuramente non potremo proporre un altro mambo che non sia la scenografia tagliata con firma non sua falsa piuttosto che il multiplo. E non mi riferisco a quel capolavoro di serigrafia di settimana scorsa, penso ad altre cose. Quello era un lavoro splendido. Anche noi abbiamo dato grafica a poco più di 1000 euro, ma quella era grafica vera, 150 esemplari. Ecco, quelle cose si potrà continuare a prenderle in considerazione, ma pezzi unici di valore importante, concettuale come questo, no, no, assolutamente no. Quindi fra ieri e oggi tantissime conferme fondamentali e vi ringrazio. Questo rimane, è ancora qui. Vieni pure con me, vi ricordo qui eh, sono già intervenuti, l'opera è a parete perché abbiamo difficoltà a staccarla, però per me l'altro grande rimpianto è il numero 6, è il dozio al numero 6, è il dozio al numero 6, questo è l'altro grande rimpianto, questo è l'altro grande rimpianto. importante che voi arriviate anche su questo dozio perché è di qualità perché è di qualità perché è di qualità non è tanto la dimensione che c'è è importante è proprio il quadro che è di qualità è proprio il quadro che è di qualità guarda che bello guarda che bello No, faremo un'altra passeggiata sul set quando mancherà, mezz'ora, quindi fra un quarto d'ora. Faremo due passi sul set per mostrarvi di nuovo tutte le cose disponibili e poi per andare a, a concludere l'ultima mezz'ora. Ecco, questo è un rimpianto. Questo quadro e il Mambo sono due rimpianti. Questo quadro e il Mambo sono due rimpianti. Devo dire. Ci sono stato pochissimo, perché non ho piacere di dare a pochi pochi danari i lavori di Franca Pisani, artista che stimo immensamente, però ecco io trovo il 3 e il 4 di Franca Pisani, queste due sette di Lione davvero delle cose belle, delle cose importanti, eh? delle cose notevoli. Belle ed importanti. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia! Questo è il 4 è bellissimo. Questa è l'opera che ha fatto la mostra al macro. L'opera numero 4 è bellissima. Per chi ama Le sete di Lione, questa è veramente molto bella. Veramente molto bella. Sbagliate, mancate. È un 2017, 65x40, non è piccola. Seta di lione, ossidi e l'H. Seta di lione, ossidi e l'H. Seta di lione, ossidi e l'H. Andiamo anche sulle opere di Willow, e sono due, la numero due, la numero due, e l'opera numero uno, e l'opera numero uno, che trovo bellissima, eccole qua, e questo è un po' il set nella sua interezza, questo è un po' il set nella sua totalità, eh? ecco rispetto a questo rispetto alle cose che abbiamo visto rispetto ai lavori che abbiamo valutato, signore io vi dico eh, fate i vostri interventi fate le vostre offerte chiamatemi, è chiaro che in una trasmissione così eh, parliamo meno di, di arte, di storia di percorsi, poi non è vero perché sia su Piemonti che sul eh, Pozzati abbiamo con grande forza no? raccontato anche le storie di questi artisti e sono arrivate delle, delle conferme importanti. Però, diciamo, nella norma, quando si fanno trasmissioni di questo tipo, noi invece ci concentriamo maggiormente su, sulle dinamiche, le offerte, sulle modalità d'acquisto. Quindi abbiamo anche rivalutato, e questa è una cosa interessante, cioè i nostri artisti di scuderia, attraverso queste una, due, tre, quattro, cinque, sei opere, eh, potete intervenire e farle vostre come vorrete. Ripeto, secondo me il numero sei è da scegliersi. Secondo me il dozio al numero 6 è da scegliersi. E perché il dozio è da scegliersi in un istante? Siamo sempre lì, per la storia che ha l'artista, per la storia che ha l'artista, per la storia che ha l'artista. Questo non è un artista <coughs> creato a tavolino, questo è un artista creato in decenni di percorso di ricerca. Questo è un artista che ha già una storia intensa. Lui si forma nella Milano degli anni 60. Negli anni 60 Milano era, era il cuore d'Europa per quanto riguarda le ricerche artistiche, insieme a Düsseldorf. Poi c'era New York con la pop. C'era Roma per quanto riguarda la nostra pop. C'era Parigi con il Nuovo Realismo, però le ricerche più ardite si facevano a Milano. Fontana Manzoni è lì che operavano e lui si forma al cospetto di quei grandi. È del 41, è di un'altra generazione, è molto più giovane, non può partecipare fattivamente a quei gruppi perché si stava formando quando quei gruppi erano già, eh, avevano già dato il loro meglio. Tanto è vero che le sue cose più intense sono del 66-67, diciamo il punto di partenza reale della sua ricerca. Poi questo è un quadro anni Ottanta ed è meraviglioso. Non c'è un momento più importante di un altro per, eh, per Dozio. Anche i neutrini ultimi sono fondamentali. Figuratevi questo lavoro degli anni Ottanta. Quindi si forma in quella Milano, si forma con quegli artisti, si forma in quel contesto ed ha eh, una ricerca sua questa è una cosa questa è una grande nota di merito non, non scimmiotta Azimut, non scimmiotta il lavoro sulla superficie, non scimmiotta eh, non copia, non plagia quegli artisti, fa qualcos'altro. ha una, una sua ricerca più legata a un'astrazione a un'astrazione geometrica eccolo qua l'opera è pubblicata l'opera è pubblicata nella mostra di spoleto l'opera assolutamente pubblicata all'interno della mostra spoletina così come anche l'altro lavoro, il numero 5, non so se ha spoleto in un altro testo, però è pubblicata anche la 5, ma stiamo su quest'opera. Quindi è artista storicizzato, quindi è artista che ha un percorso storico già scritto, assodato, nessuno può negarlo, è già storia d'ozio, no? Costa poco, costa poco a cose normali, però attenzione, costa poco anche Agostino Ferrari, costa poco anche Arturo Vermi. Che sono artisti che hanno partecipato invece loro non qualche anno dopo, ma proprio esattamente negli anni di Azimuth con il Cenobio a quelle ricerche. Voglio dire, il fatto che costi poco non deve assolutamente farvi pensare al fatto che questa sia opera minore. No, questa è opera giusta. Questo è un artista giusto. Questo è un artista fondamentale. Questo è un artista di grandissima importanza. E noi abbiamo scelto un quadro da esporre in questa dinamica di proposte, di affari, di prezzi particolari. Siamo ancora ad agosto. Devo dire, avete scelto tantissimo stasera, ieri, in queste mie due trasmissioni e vi ringrazio davvero di cuore. Questo quadro, il Dozio al 6 e il Mambor al 9 mancano. Il dozio al 6 e il mambor al 9 mancano. Grosso modo mancherà mezz'ora, a questo punto sì, passeggiata lenta, 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 senza stancarci sul 7. Vediamo tutto, chiamatemi, sono al centralino, fate le richieste e poi torniamo live. Prego. Avete visto e valutato tutte le opere presenti sul set? Grazie. E quindi vi invito a fare le vostre richieste. Vi invito a fare le vostre richieste. Altrimenti ci andiamo a concentrare su quel dozio e su quest'opera di Mambor al numero 9, che sono evidentemente un po' le cose più interessanti, più giuste, più corrette. Più corrette le opere più significative. Poi, ecco, mi dispiace molto che il 10 sia ancora qua. Mi dispiace molto che il 10 sia ancora qui. Confermato il numero 11, grazie infinite, se qualcun altro volesse valutare una natura morta, grande e importante, non deve fare altro che chiamare. Mi dispiace che il 10 sia ancora qua, questo grande quadro. Questo grande quadro scenografico, eh, appagante, questo quadro... Vedete, le opere di Scatizzi hanno questa caratteristica per quanto mi riguarda, sono opere con cui riesci a instaurare un dialogo, sono opere che trasmettono qualche cosa, nei mesi, negli anni, cambiano, ti accompagnano. Non sono opere sempre uguali a loro stesse, non sono opere, come dire, non sono opere, eh, non, sono opere eh, non sono opere che dopo, dopo pochi mesi, dopo pochi giorni, in alcuni casi dopo poche ore, che le osservi ti deludono, tutti quei pittori, quelli sì commerciali, fatti in serie, che copiano loro stessi, li compri, ti piacciono, poi li metti a parete, te ne vai, esci dalla stanza, rientri e già ti hanno stancato, il giorno dopo, sì lo hai lì, ma non te ne fai di niente, un'opera d'arte serve a qualche cosa serve ad arricchirti, ad arricchire la tua anima, a migliorarti, serve a stimolarti. Non è vero che è superflua. La nostra anima deve essere nutrita e un'opera come questa instaura con la nostra intimità un rapporto. Questo è un quadro per come lui era, per come dipingeva, per come lavorava, per come... Si rapportava alla natura e alla materia pittorica, questo è un quadro che trasmette tanto e varia, è un quadro sempre diverso da se stesso. Quest'opera oggi la osservi con una dinamica in un modo, è domani diversa, fra un anno ti racconterà qualcos'altro ancora e tu cambierai con l'opera e leggerai sempre cose differenti. Un giorno, grazie Laura, ti innamorerai di questi colori, di questo colore vinaccia, di questo colore morbido, morbidissimo. Saranno questi colori un giorno che ti faranno innamorare. Altri giorni invece verrai rapito da questa scultura bianca di bianchi, da questi bianchi straordinari. Saranno questi colori o i non colori che verranno a, eh, come dire, a stuzzicare il tuo appetito artistico. Altri giorni questi blu invece. Altri giorni invece non sarà il colore, ma la pennellata. Guarda per esempio, grazie Laura, qua giù in basso a destra, a destra della firma, questa danza di tocchi larghi con il pennello eh, appena bagnato di colore. Questa non è un'opera fatta a Spato. Ecco, fermati qua. Fate che meraviglia, questa opera del tutto informale. Ma la grandezza di Scatizzi, perché Scatizzi è autore, è artista che, che ci fa innamorare, che ci piace, che ci trasmette così tanto? perché è autore che mette al servizio del racconto naturale una straordinaria tecnica informale. Nel modus di dipingere, nella pennellata, nel gesto, scatizzi è informale, signori. È ai livelli di Morlotti e Mattioli, volendo fare paragoni. Però poi non scompone mai totalmente la forma. I suoi quadri sono dei simboli orizzonte Alberi, cielo, terra. E i suoi quadri sono sempre questo: orizzonte, piccoli alberi, nuvola, mare, cielo, terra. Al di là delle nature morte. Le sue opere sono una formula che si ripete, è il modo in cui dipinge che varia. Quest'opera è diversissima da questa. Questo quadro è totalmente un'altra cosa rispetto a questo. Non è più bello, più brutto, sono ricerche differenti, però le variazioni ci sono perché varia quello che sta raccontando. Grazie Laura. In questo quadro ha bisogno Scatizzi, entriamo pure, di raccontarci una certa luce, di raccontarci un certo mare, una certa luce, una certa atmosfera, un sole, un'estate, e quindi larghissime pennellate nette che dividono il colore, la forma in maniera evidente. Ecco, ecco, fermati qua, guardate che meraviglia. Sì, sì, fai pure con calma. Guardate che meraviglia. Ecco qua, guardate, guardate che cos'è. Cerca di raccontarci quella luce, quella distanza, quella profondità. E ci riesce alla grande. E ci riesce alla grande. Bellissimo, bellissimo. Splendido. Vedete come scolpisce il colore? Questa è tavola, no? E poi con le grandi spatolate ci racconta il colore. Invece la luce che leggiamo nel lavoro al numero 10 è totalmente differente. Non siamo al mare, siamo in campagna, in altro momento dell'anno. Quelle nuvole ci parlano di, 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 di altre atmosfere è tutto più ovattato, è tutto più nascosto, è tutto maggiormente da scoprire. E lui attraverso la tecnica ci racconta questo. Meraviglioso, straordinario, un pittore formidabile. Un pittore formidabile, signori. Ed è un pittore, vabbè, certamente, biennali veneziane, quadrinali romane... Mostra personale agli uffizi fiorentini con presentazione di Paolucci. Mai si è accodato a un collettivo: il gruppo degli Otto, ehm, mai ha voluto eh, entrare no? in collettivi di artisti. È sempre una sua ricerca personale. Ed è per questo che costa, che costa oggi cifre molto contenute. Però l'artista è solidissimo. L'artista è solidissimo. Costa niente e questo niente, questo è un quadro che costa poco più di 1000 euro di listino, fai un'offerta, fai un'offerta. Questo è un quadro, è ancora un altro quadro che costa pochissimo. Io ieri ho anche suggerito un prezzo finale, lascio fare a voi oggi, lascio fare a voi oggi. Fate un'ultima offerta, signori. Quella vincente, metteteli in collezione tutti e due, tutti e due, entrambi, tutti e due, tutti e due, tutti e due, senza velleità di investimento, senza mettere dentro queste opere la vostra speranza di cambiare vita, che tanto non accade, signori. Non accade. Queste opere vi aiutano ad amare la vostra vita adesso, attuale, di adesso, non, non vi promettono un cambio di vita. Migliora adesso la vostra vita con queste opere in casa. Non comperate la promessa di ricchezza, santo cielo, comperate l'arte, comperate l'arte. Non siate così sciocchi, stolti da evidentemente credere che questo quadro cambi la vostra vita. No, in un futuro. Questo quadro la migliora adesso, ma non economicamente, per quello che è, per la vostra sensibilità, per il rapporto che si crea con l'opera e l'hai pagato niente. La pittura è questo, la pittura è questo. Poi certamente il mercato dell'arte permette di fare degli investimenti, ma io sarei un cretino. Dicendovi che un quadro che costa poco più di mille euro voi lo comperate e diventate ricchi, no? Non funziona così. Gli investimenti sono altri, si parla di altre cifre. Quindi? Lo so, vedete, soltanto il concetto reale di arte non vende. Poi non è vero perché io faccio sempre trasmissioni così, oggi, ieri, sempre, tante conferme, grazie infinite, grazie infinite. C'è bisogno che dall'altra parte ci sia la persona di certa sensibilità, di certa sensibilità, di certa cultura. E c'è sempre poi, eh, perché chi mi segue è chiaro che magari è un pubblico di un certo tipo. Non vi annoio più, ve le faccio ancora inquadrare, le rileggete, io ho detto quello che dovevo, volevo dire sulle opere di, di Scatizzi, i Piemonti, ambe due confermati, non ci sono più, le opere storiche non sono più disponibili, se qualcuno volesse valutare qualcos'altro evidentemente possiamo farlo. Possiamo farlo. Però cose recenti. Però cose recenti. Allora, vediamo. Manca una mezz'oretta a questo punto. Anzi, no, meno dai, 20 minuti. Mancano 20 minuti. Allora, in questi 20 minuti voglio. Ah, bravissima! Sì, 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 sì. leggi pure la spiaggia. Leggi pure la spiaggia. Guarda un altro, lo metto qui così che si possa leggere, che si possa leggere bene. Non ne ho parlato oggi perché diciamo, mi avete rapito su altri argomenti, sono convinto che arriveranno anche queste conferme, però un altro grande, grande artista è Montenarini e questo è un quadro... Guardate, guardate questo quadro, signori, guardate questo artista. Cleuccia, di che anno è il 15? Allora, anni, 70. anni 70. Anni 70. Entrambi, sia il 14 che il 15, mi sto concentrando su questo 15. Questo è un artista... Fiorentino meraviglioso, straordinario, e negli anni 70 lui lavora a queste sovrapposizioni cromatiche, lavora eh, con questa tavolozza accesa, intensa, che invece sappiamo essere stata differente in altri, in altri anni, successivamente si eh, raddolcirà molto, eh? ma poi negli anni 50 invece delle stesure, delle delle estensioni di colore meno, eh, meno omogenee, non piani di colori come in questo caso, ma invece delle nebulose di cromie. Qui invece proprio questi, questi piani omogenei, i coprenti uno sopra l'altro che creano queste profondità. Montanarini, artista toscano di grande, grandissimo livello, devo dire complimenti a chi sta gestendo proprio... L'archivio Montanarini, si stanno acquistando opere, si sta valorizzando e Arte Investimenti sta proprio, eh, proprio anche lei puntando molto su, su questo artista e eh, con soddisfazione. Al di là eh, di questa presentazione, voglio proprio eh, in pochi istanti dare onore mh, a questo lavoro che merita sicuramente una grande, grande attenzione. Anche questo è un artista che costa niente. Io amo molto presentare questi artisti che hanno delle quotazioni basse e contenute. Anche questo è un artista che costa veramente poco. Che costa veramente poco, signori. Veramente poco. Allora, devo dire che in quest'ultima mezz'ora vi siete abbastanza spenti, ma era anche naturale che fosse così perché, perché avete chiamato tantissimo e poi... Eh, vi state preparando per la serata magari no? Che ore sono? Sono le sette, quindi è, è un quarto. Allora volevo accompagnarvi, volevo accompagnarvi in quell'angolo di studio. Siamo stati molto lì, <ride> grazie infinite per le vostre tante conferme. Qui invece le nostre proposte, i nostri artisti, la nostra scuderia, e partiamo dal numero uno, dal, dal lavoro di Willow e qui insomma eh, diamo possibilità a, a pochi, a pochi, ieri un'opera di Willow con questa formula confermata, oggi altre due sulle quali non sono stato, vedete? Uh, è piuttosto voluto questo mio scappare da questo angolo di studio perché uh, io so che mi stanno guardando centinaia di collezionisti che hanno questi artisti in collezione e che hanno pagato queste cose il prezzo pieno. Voglio dire a questi artisti, non abbiano timore, non è l'inizio di un declino, di una fine, di un abbandono, è una follia in un anno. Voler proporre un quadro, due quadri, tre quadri in due trasmissioni a dei prezzi molto vantaggiosi, che farete voi, che andrete voi a decidere. È una piccola follia che ci permettiamo di fare. Nient'altro. Nient'altro. Non dovete avere paura, timore che questi siano i prezzi del futuro. Tutt'altro Arte Investimenti continuerà a valorizzare e anche ad aumentare i prezzi di questi artisti in virtù di una carriera che cresce, che, eh, che è straordinaria, che è sempre più intensa per, per tutti gli artisti presenti in questa parte di studio, seppur così differenti fra loro. E allora vediamo il numero uno, vediamo questo stupendo. Eh, lavoro al numero uno di Willow, questo meraviglioso Willow al numero uno, bello perché di sintesi, bello perché elegante, bello perché con come dire, questa costipazione di, eh, di, di fumetti, di elementi di, eh, de, de, dei suoi protagonisti nelle opere. Molto bello, interessante il numero uno. Grande, credo che sia. Un 80-80, se, se non. Giusto? Ok, giusto, vero? E invece, per chi cercasse un Willow classico, il 2, vediamo come si chiama il 2. Questo è un senza titolo, invece, il numero 2 tutto in verticale. Ti ho trovato, ti ho trovato un metro per 50, più classico, nell'impianto, nella giocosità ti ho trovato. Eccolo qua. Eccolo qua. Devo dire bello anch'esso, eh. Molto bello, molto interessante. Fate un intervento anche su questo lavoro, fate un'offerta, lasciate un'offerta anche su quest'opera. Davvero lungi da me il dichiarare eh, i prezzi di queste opere, sono nostri artisti di scuderia, quindi figuratevi. Non voglio ledere alcun mercato, sarebbe davvero darsi una martellata sui piedi da soli in questo caso. E poi, interessantissime, le due opere di Franca Pisani al 3 e al 4, proprio Due sete di Lione. Fra l'altro anche piccole contenute, quindi già con un prezzo interessante di partenza e poi prezzo che scende notevolmente stasera in virtù della formula di acquisto. Ripeto, se qualcuno, lo dico in questi ultimi minuti, se qualcuno fosse bloccato nell'intervento perché ha timore, ha paura a eh, lasciare offerte eh, non, è, non è pratico, non si preoccupi, diamo noi il nostro ultimo prezzo, ci mancherebbe altro. Eccolo qua. Questo è il numero 3. Ed il 4, fra l'altro l'opera al 4, opera che ha fatto anche la mostra al macro l'opera che ha fatto anche la mostra Al Macro. Andiamo a leggere anche il 5, quindi il dozio. quindi il dozio degli anni sessanta signori questo è del sessanta sessantotto vediamo se uh, del sessantanove del 69, curva del 69. Degli anni 80, il meraviglioso labirinto. Degli anni 80, il meraviglioso labirinto. Eccolo qua, al numero 6. Eccolo qua, al numero 6. Eccolo qua, eccolo qua, signori. E con questo lavoro si chiude l'angolo dei nostri artisti, della scuderia, con questo lavoro di dozio, che è quello che io vi ho eh, più intensamente proposto, si chiude proprio il. Sì, si chiude la prima parte del set dedicata ai nostri artisti. Ancora disponibile questo lavoro di Alfredo Rapetti Mogor, credetemi, qui riusciamo a servirvi a una condizione economica eh, folle, cioè questa è un'opera che vi costa poche centinaia d'euro, eppure è bella, interessante, molto molto affascinante. Qui paga un po' eh, Rapetti, una eccessiva presenza nel mercato, in effetti è artista un po' inflazionato, eh, però quando, quando, quando lo si può scegliere a così poco, signori. Io lo consiglio con il cuore, eh? lo consiglio con il cuore. Il Pozzati non c'è più, ancora qui in studio perché evidentemente abbiamo difficoltà a toglierlo, non c'è più, ok. Il Montanarini, che peccato eh, le due opere di Scatizzi siano ancora qua, non le abbiate scelte, che peccato signori. Che peccato davvero che i due scatizzi siano ancora disponibili. Vabbè, sarà per una prossima volta, comunque in conferma la natura morta eh, precedente, E eh, ancora disponibile il Mambor al numero 9. Ancora è disponibile il Mambor al numero 9. Ancora è qui, libero per tutti, e, e, e attende ancora questo lavoro le vostre offerte. Vediamo se ne arriverà una vincente. Vediamo se arriverà un'offerta vincente. Io vi ricordo che domani, altra non stop signori, io sarò con voi il pomeriggio. Beh, mh, trasmissioni diciamo dalla mattina sino alla sera, no? Io sarò con voi il pomeriggio dalle 17 sino a questo orario, sino alle 19.30. Parte Franco, poi il pomeriggio un'altra trasmissione, la sera un'altra trasmissione. Quindi davvero grande, grande impegno. Domani riesci a riposarti, Laura, oppure no? Sì e no? Ci sei la sera? Sono tutte e due, manca. C'è così, molto lo Eccoci qua. Allora. Calea carissima, dimmi se posso fare qualcosa per i nostri amici a casa. Ci sono tanti interventi, tanti amici. Beh, ormai a quest'ora avete capito come funziona. È molto semplice, stanno arrivando un po' di offerte, è chiaro che non possiamo accettare ogni offerta. No? Arrivano, eh, dicono 1500 euro per il mambo, non, non possiamo accettarlo. Non possiamo accettare queste cifre troppo basse. Però eh, credetemi, avete scelto i Piemonti a, a niente, a due soldi. A due soldi, con lo scatizzi confermato, costava niente, eh, il Pozzati l'avete scelto a, a nulla, signori, il grande Pozzati al numero 8 l'avete confermato davvero a poco, 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 poco. Se in questi ultimi dieci minuti, nove minuti, volete approfondire un'opera piuttosto che un'altra, ditemi e io eh, sarò, eh, sarò con voi. Facciamo così, per dimostrarvi ancora una volta tutte le opere a vostra disposizione, se c'è il tempo facciamo un'ultima passeggiata e poi i saluti, rientriamo a due minuti dalla fine così da concentrarci su, sull'ultima opera che, vorreste, che vorrete rivalutare. Prego, regia. Allora, abbiamo rivisto, rivalutato tutti i lavori, io rimango in studio qualche istante se qualcuno volesse parlare con me, grazie per le tantissime conferme, vi siete accorti negli ultimi 20 minuti ho lasciato andare perché avete scelto tutto manca quest'opera di Mambor gli scatizzi ma gli scatizzi un altro giorno e il dozio poi tutto il resto lo avete, le cose su cui siamo stati le avete confermate grazie Clea ciao Giorgio una buona serata a tutti a domani ecco qua la nostra Clea che ci saluta voglio sentire anche la voce della nostra Raffaella non può dobbiamo chiudere quindi grazie Raffaella a domani grazie Eccola qua, grazie, il grazie più grande va a Laura che è super raffreddata e però eroica. Grazie a tutti voi, come sempre, chi ama l'arte ama la vita.